È stata la gara più emozionante della giornata. La Supersport ha visto lottare per la vittoria ben 6 piloti, che hanno dato spettacolo fino all'ultima curva. All'inizio sembrava che Roberto Tamburini ed Ilario Dionisi avessero il margine per andare in fuga, ma dopo qualche giro sono tornati sotto Stefano Cruciani, Alessio Palumbo, Mirko Giansanti ed Alessio Velini, anche grazie ad un ritmo non impossibile dei due di testa. Nelle ultime tornate a perdere contatto con i migliori sono stati prima all'umbro Alessio Velini, che lottava per il titolo con Dionisi, e poi Mirko Giansanti, che alla fine chiuderà quarto davanti al corregionale. A giocarsi i primi 3 posti quindi sono rimasti Tamburini, Cruciani, Palumbo e Dionisi, il quale però è stato autore dell'episodio thrilling della giornata. Nel tentativo di superare Tamburini, Ilario è arrivato lungo al cambio di direzione, finendo in terra e dicendo così arrivederci ai sogni di gloria. Pensare che sarebbe bastato un secondo posto per festeggiare la vittoria del titolo. A fare sua la gara è stato il romagnolo Roberto Tamburini, che in una volata a 3 ha avuto la meglio per soli 7 millesimi di secondo sul marchigiano Stefano Cruciani e 4 centesimi sul siciliano Alessio Palumbo. Ora è a quota 95 in classifica, a 16 punti di distanza dal leader Dionisi. In Moto2 Mattia Tarozzi conquista al Mugello la seconda vittoria in 2 giorni, che gli permette di incrementare il suo vantaggio in classifica generale. Ha spinto forte con l'obiettivo di fare il vuoto e alla fine si è presentato all'uscita della San Donato con oltre 10 secondi su Ferruccio Lamborghini, secondo classificato. In campionato ora ha 15 punti di vantaggio su Andreozzi, che proverà a gestire nelle ultime tappe di Vallelunga e del Mugello. Torna sul podio il marchigiano Alessandro Andreozzi, che dopo lo 0 rimediato di sabato a causa di una scivolata è rimasto più tranquillo e alla fine ha portato a casa 16 punti concreti e utili per la classifica. Ma dai, ho fatto una buona partenza all'inizio e ho provato a prendere un po' di spazio tra me e il seguitore, visto che non ci riuscivo. Ho preferito aspettare per risparmiare le gomme e a un certo punto sono venuti su anche l'altro gruppetto a metà gara e dai, alla fine abbiamo fatto una bella bagarre. Sono riuscito un bel ultimo giro a sopravanzare i miei avversari, una bella gara come ieri. Ringrazio il team perché ha lavorato bene in questi giorni, l'Andriani e la Mercedes, adesso cerchiamo di andare avanti così. Ho fatto una buona partenza, i primi giri Tamburini e Dionisi erano più veloci, sono andati subito via, io cercavo di tenere il mio passo, poi loro si sono ostacolati un po'. Cercato di aumentare il ritmo per cercare di avvicinarli, a quel punto quando ero lì ci ho creduto, ci ho provato, purtroppo ho perso la gara per 13 millesimi, mi dispiace, però dopo tante gare andate male, questa è la prima gara in cui otteniamo un buon risultato, speriamo che prosegua così. È stata una bella gara, sono partito forte insieme al gruppetto di testa, ho lottato lì dal primo all'ultimo giro, abbiamo recuperato sul gruppetto che è dei ragazzi che si erano distaccati, sono contento perché dopo una stagione veramente sfortunata incomincia a prendere una bella piega e incominciamo a fare almeno il primo podio stagionale. Sono contento anche perché ho lottato fino alla fine per pochi decimi alla vittoria e ringrazio veramente la squadra, il team, i sponsor, i genitori, tutti i tifosi e speriamo bene anche per la prossima volta. Grazie a tutti. Nulla, sono partito non troppo bene, Lamborghini e Andreozzi sono passati davanti a me. Però nel primo giro sono riuscito a ripassarli tutti e due e provare ad andare dietro ai Supersport. Per i primi 8-9 giri riuscivo a tenere abbastanza il loro passo, solo che invece negli ultimi 5 giri cominciavo a essere un po' cotto fisicamente e ho perso il treno delle Supersport, però ero riuscito a mettere un buon vantaggio tra me e il secondo Lamborghini.